Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo in un video di Fimo. Oh yeah! Oggi faremo un kebab, no, tacos. Tacos o burrito, credo sia tacos però. Allora, oggi ci serviranno della pasta gialla, cioè del Fimo giallo. Io ovviamente l'ho già steso per risparmiare tempo. Verde, aspetta, vi dico i colori. Questo qui è il giallo limone. Questo qui è il verde tropicale, poi c'è il rosso indiano e la cioccolata, cioè il color cioccolato, ma non cioccolato. Allora, oggi, non fate caso, no, non si vede bene, ci servirà anche questo strumento con un puntino e una pallina e un bellissimo taglierino, bellissimo. Ovviamente, ragazzi, state attenti a non tagliarvi. Allora, prima cosa da fare è dividere i nostri tre colori, oddio scusate, cioè verde, rosso e marrone in tipo tanti parti, perché il verde, ah non ve l'ho detto, il verde è tipo l'insalata, il rosso è il pomodoro e il marrone è la carne. Allora, io questi qui ne ho già fatti un po', adesso non ce li ho qua perché li ho fatti, cioè li ho, vabbè, non ce li ho. E per cui li stavo facendo insieme a voi, però comunque me lo ricordavo come si faceva. Per cui adesso io sto facendo tutti i pezzetti e intanto vi parlo un po'. Allora, state a casa, mi raccomando. Sotto in descrizione vi metterò un canale che fa queste cose, che pubblica video gli stessi miei giorni, a parte il sabato che li pubblica ogni tanto. Dopo vi metto il nome in descrizione e lei fa Fimo, è una mia amica, è una mia amica e fa Fimo anche lei. Per cui adesso io sto separando tutti i miei cosi, sto facendo tutte le mie cose e boh, io intanto le faccio e vi stavo parlando giusto per intrattenere, no? Cioè, dato che sono mamma mia, no, vabbè. Allora, adesso ne faccio un po' di questi marroni, poi dopo vi faccio vedere. Spero che li stiate vedendo. Non avete visto nulla. Allora, se si vede la mia bellissima maglietta. C'è una lisca di un pesce, non so quanto vi interessa, però se per me sapere, cioè, se informate sul uno youtuber, mamma mia, no, vabbè, dai. Ok, io ho fatto e andiamo a fare quello che dobbiamo fare. Prendiamo la nostra pasta stesa a cerchi, ovviamente. Forse questo qui è un po' troppo grande. No, no, sì, è troppo grande. E ci vediamo dopo, aspettate. Ok, ragazzi, ecco qua la mia sfoglia. Adesso è un po' più piccola. Sfoglia. Mia pasta gialla stesa. Allora, prima cosa da fare è mettere, cioè no, fare, aspettate. Perché i tacos di solito sono piegati, no? Tacos, burrito, come li chiamo? No, questi sono tacos perché i burrito sono chiusi, sono tipo piadine fatte, come si chiamano? No, no, aspettate, allora, così, vabbè, fate come i tacos seri. Allora, la tenete con le mani e così, no? Metà chiusa, tipo a barchetta. Poi dopo con il vostro strumentissimo, con il vostro oddio, io parlo che non si vede, vabbè, con il vostro strumento andate a prendere il colore che volete, tipo non so, adesso vado a prendere un verde e lo metto, prima che si veda, sì, qua, così a caso, ovviamente voi potete metterli dove vi pare e piace. Però comunque
Diciamo che prima c'è tipo insalata, pomodori. E poi dopo c'è sempre la carne. Ovviamente ragazzi noi dovremmo andarlo a totalmente riempire. Cioè, totalmente no, però. Maggior parte dobbiamo riempire con i nostri pezzettini che abbiamo fatto. Se poi invece vi viene, cioè non avete riempito tutto, però avete la sfoglia molto alta, vi dico prendete il vostro taglierino e la tagliate. Tagliate la parte che rimane e poi cercate di arrotondarla come appunto un vero tacos. Per cui adesso io. Cioè, oddio, i veri tacos non è che li fanno così, c'è già la pasta fatta, è un cerchio e va bene. Però, oh, se voi capita così, tipo a me, troppo alto così, cioè, oddio, non so se... In teoria sì, forse lo riesco a riempire tutto, però... Comunque, se non riuscite, fate come vi ho detto prima e avete finito il vostro tacos. Allora, facciamo così. Poi dopo prendiamo un altro pezzettino di carne, lo mettiamo qua, il pomodoro e va qua, poi dopo l'insalata e va qua, poi dopo aspetta, spostiamo un pezzettino di carne, vabbè non si sposta, mettiamo un pezzettino qua, poi dopo incolliamo questo, cioè incolliamo, sì vabbè, incolliamo tutto, facciamo così, mettiamo un altro qua. Un altro pomodoro, un altro po' di insalata, altro po' di insalata qua. E andiamo a rifinire un po' qui gli angoli, cioè gli angoli, vabbè. Queste parti con un po' di ciccia, la ciccia. E prendiamo questo, mettiamo questo qua. Per cui c'è un pezzo giallo che magari potrebbe essere formaggio. E abbiamo fatto il nostro tacos. Poi, aspettate. Andate. Allora, adesso è pieno, no? Vedete che è pieno? Aspettate. È pieno, cioè, pieno. E c'è un po' troppa pasta. Però, intanto facciamo questo passaggio che è fondamentale. Chiudiamo qua. Cioè, oddio. Però dovete cercare di lasciare un po' tipo triangolo, no? Dovete cercare di lasciare una punta. Purtroppo io adesso prendo delle forbici che ho esattamente... No, no, io faccio così. Ho trovato questa rotellina, cioè, ce l'avevo io quando usavo il panga. Il panga. Rotellina. E facciamo un po' questo effetto di sono fortunato con una rotellina però certo se non avete una rotellina fate come potete io adesso qui non so se mi si sta vedendo o no ovviamente quando mai c'è una volta che mi si vede quel che sto facendo aspettate che facciamo prima prendere le forbici allora andiamo a cercare cassettino sono qua allora ragazzi prossimo video balsa cioè legno che non lo faccio da il paleolitico ovviamente io taglio un po' facciamo un po' tac tac ok e in teoria il nostro tacos è pronto. Non da cioè, no, no, ecco, no. Non da mangiare, ma è pronto, inteso, è fatto. Cioè l'abbiamo riempito, l'abbiamo condito, l'abbiamo candito, l'abbiamo reso di pippo e basta. Per cui adesso questo qui, aspetta che lo rifinisco un po'. Ok. Questo qui è il nostro tacos. Che se poi ci guardate dentro c'è tutto
tutto il condimento. Poi se vi viene meglio del mio, meglio. Perché diciamo che il mio non è sto granché, però vedete. E per questo video è tutto, e ciao ciao!